Su, 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 vogliamo scendere. Vediamola un po' più da vicino. Stiamo per scendere ora, su. Ok. Dall'elicottero abbiamo una veduta panoramica dell'intero sito. È spettacolare. Ma perché qualcuno avrebbe costruito questa chiesa in un luogo così inaccessibile? Il nostro elicottero non può atterrare sulla montagna, perciò atterriamo sulle pendici, circa 150 metri più in basso del sito. Grazie! Andiamo! Per arrivare all'antico monastero dobbiamo risalire una serie di stretti tornanti, i cui gradini sono stati scavati nel fianco roccioso della montagna. Costantinos mi dice che da anni subisce il fascino della mappa di Madaba. Quando ha iniziato a scavare questo sito, appariva come una collina dall'aspetto irregolare. Già, proprio come vedi, su questa collina era tutto ricoperto. Niente, qui non c'era niente. Il ritrovamento dei resti della chiesa raffigurata nel mosaico è stata la prima delle molte scoperte fatte qui. Guarda che pavimento. Sì, è un bel mosaico, ma lascia che ti mostri qualcosa. Qui c'è un reperto veramente speciale. Quel che è veramente importante è l'iscrizione. Non si vede molto bene. Costantinos mi mostra un'antica tavoletta. La superficie della pietra è consumata dal tempo, ma con un po' d'acqua l'iscrizione diventa visibile. Oh, così va molto meglio. È un'iscrizione greca e dice: San Lot, per favore benedici i tuoi servi. La mappa di Madaba si riferisce a questo sito come alla chiesa di San L. Il resto della parola è mancante. Costantinos crede che la sua scoperta confermi che si tratti della chiesa di San Lot, un luogo dedicato al nipote di Abramo. Se guardi qui in basso vedi questa bella iscrizione greca che cita i nomi del vescovo e dell'abate del monastero, ma cosa più importante, cita una data, aprile 605 d.C. Perciò questo posto ha 1400 anni. Di certo è antico, ma non è niente in confronto a quel che si trova sul retro della chiesa. Costantinos crede che questa grotta sia la ragione per cui il monastero è stato costruito in un luogo così appartato. Questo è l'ingresso. Possiamo entrare? Certamente. Bene, ho fatto molta strada per vederla. I monaci che l'hanno costruito hanno fatto di tutto per proteggere questa caverna e Costantinos pensa di sapere perché. In Genesi 19:30, la Bibbia afferma che Lot e le sue figlie scampano alla distruzione di Sodoma e Gomorra e trovano rifugio in una caverna montata vicino a Zoar. Buia! I monaci, secondo la teoria di Costantinos, credevano che fosse la grotta di Lot. Qui è dove finiva il monastero e questa è una grotta naturale. Sì, una grotta naturale. Scavando sotto il pavimento della chiesa cristiana abbiamo trovato queste mura che risalgono a quasi 5.000 anni fa. E guarda questi vasi. Beh, già c'erano dei vasi, sì, li abbiamo trovati in questa zona. C'erano sepolcri e insediamenti. Mm-hmm. Questo risale al primo periodo dell'età del bronzo, circa 5.000 anni fa. Nessuno conosce l'anno esatto in cui Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte, ma gli studiosi della Bibbia ritengono che sia stato tra l'età del bronzo antico e quella del bronzo medio, tra il 2500 e il 1700 avanti Cristo. I manufatti qui rinvenuti provano che la caverna è stata occupata durante quel periodo. La domanda è questa la grotta di Lot? I cristiani sembravano pensarlo, perché hanno costruito questa chiesa sopra questa grotta naturale. Ma questa collina è piena di grotte, basta dare un'occhiata là fuori. Già. Nei dintorni. Sì, ci sono altre grotte nella zona, ma perché hanno scelto proprio questa? Forse perché secondo l'antica tradizione orale questa era la grotta di Lot. Perciò quando sono arrivati i cristiani hanno deciso di costruire sopra quella che era considerata la grotta di Lot. Beh, è una questione di fede. Loro ci credevano. Ma non esistono prove, non un singolo manufatto che confermi che la famiglia di Lot si sia rifugiata qui. Eppure c'è un altro modo per avvicinarsi alla storia di Lot, della sua famiglia e di quel viaggio nella vallata. Torniamo alle testimonianze bibliche per capire la strada che Lot potrebbe aver percorso per arrivare alla città condannata, Sodoma. Secondo Genesi 13, Lot e suo zio Abramo possedevano della terra a Betel, nell'odierna Israele. Ma Lot decide di trasferirsi con la sua famiglia e i suoi averi a sud-est, nella valle del Giordano.
per espandere il suo dominio e dare più spazio al suo gregge. Genesi 13:12. Lot si stabilì nelle città della vallata, arrivando con le sue tende fino a Sodoma. Ma la domanda è: dov'è Sodoma? Per conoscere il percorso seguito da Lot, contatto delle guide giordane che conoscono bene il territorio. Secondo loro, siamo vicini al punto da dove Lot potrebbe essere entrato in Giordania circa 4.000 anni fa. A quei tempi avrebbero cavalcato degli asini. Ma questo è molto più divertente. Yalla! Gli studiosi credono che i cammelli furono introdotti nella valle del Giordano molti secoli dopo il tempo di Lot. Ma cammelli a parte, Lot sarebbe sorpreso nel vedere che questa pianura, un tempo fertile, oggi è un deserto roccioso. Secondo la Genesi, questa era un tempo una terra lussureggiante, come il giardino del Signore. Nonostante l'ambientazione naturale, Lot proverebbe uno shock culturale. Per la Giordania del tempo, l'età del bronzo antico, è un'epoca di rapidi cambiamenti. Iniziano ad apparire le prime città. Sono portatrici di una cultura decisamente lontana per un pastore nomade come Lot. La nostra guida ci dice che stasera ci uniremo a una tribù beduina e pianteremo la tenda vicino al luogo dove molta gente del posto e molti studiosi ritengono che un tempo sorgesse Sodoma. Mr. Josh? Sì, sono io. È un piacere conoscerti. Sei il benvenuto. Grazie. I beduini mantengono uno stile di vita che non è cambiato molto dal tempo in cui Lot piantò la sua tenda fuori dalla città di Sodoma. Dimmi cosa devo fare e io lo faccio. Va bene, signore. Almeno ci proverò. Proprio come Lot, il popolo beduino è pastore. Da millenni questi nomadi rifiutano la vita delle città. Oggi, come allora, continuano a spostare i loro greggi di pecore e capre negli spazi aperti del deserto. Le loro tipiche tende sono tessute con pelo di capra. Come giacigli, usano tappeti e cuscini imbottiti di lana. E qual è la differenza fra le stanze? Vedo che ne avete tre. Beh, non c'è differenza. Ah, non c'è differenza. Una è per le donne e due sono per gli uomini. In una ci dormiamo, mentre l'altra è aperta per quando arrivano gli ospiti di notte. Lì ci si può sedere a parlare, a condividere storie con l'altra gente. Queste tende non sono cambiate molto dal tempo di Lot, dal tempo in cui, secondo la Bibbia, si accampò con la sua famiglia fuori Sodoma. Insieme accendiamo un fuoco per scaldarci, prima di ritirarci per la notte. Siamo qui da alcune ore. Alcuni dei ragazzi stanno dormendo. Altri stanno parlando. È proprio una serata magica. Sono qui nella valle, la valle del Giordano. Il Mar Morto è appena ad occidente e riesco a vedere le luci di Israele. Mi trovo in una tenda beduina, un'opportunità che capita una volta sola nella vita. Il vagabondare da straniero in terra straniera. E credo che probabilmente non sia cambiato nulla dal tempo in cui Lot e Abramo si spostavano nella terra di Canaan. In Giordania, in cerca di prove a sostegno di uno dei racconti più famosi della Bibbia. La storia di Sodoma e Gomorra. Fra i ruderi di un monastero bizantino abbiamo visto un antico rifugio che i primi cristiani ritenevano fosse il nascondiglio di Lot e delle sue figlie prima che Dio distruggesse le città del peccato. Su un cammello abbiamo ripercorso il probabile tragitto compiuto da Lot attraverso la valle del Giordano. Ora il nostro obiettivo è trovare le tracce della città da cui fuggì. Sodoma. Grazie. Molti studiosi credono che la sodomia biblica possa trovarsi tra delle rovine nel deserto chiamate Baab Edra. A prima vista assomigliano a qualsiasi affioramento roccioso. Ma per il dottor Thomas Schaub, il principale archeologo del sito, queste rovine rappresentano un'antica fortezza, fondata durante l'età del bronzo antico qui in Giordania. Come vedi, la facciata è crollata, ma devi immaginare che aveva una superstruttura di mattoni di fango alta quasi 9 metri. Oggi è difficile da vedere, ma la città si estendeva per 4 ettari e aveva mura imponenti.
larghe oltre 7 e alte più di 9 metri. Al loro interno c'erano numerose case di fango. Nel periodo del suo splendore, Bab Edra ospitava e proteggeva circa un migliaio di abitanti. Occupava un'area molto estesa, ma devi usare un pochino la tua fantasia. È rimasto davvero poco di questa città. Nel corso del tempo, le sue mura e le sue case di fango sono crollate. È difficile capire dove finisce la città e dove comincia il deserto. Non è esattamente il posto dove costruirei una città. Qui non c'è nulla. Era una zona molto ricca e da quello che è rimasto possiamo ricostruirne la struttura. Questo era una sorta di giardino. Genesi 13:10 afferma: ed alzati gli occhi, Lot vide tutta la pianura intorno al Giordano, la quale era tutta irrigata, come il paradiso del Signore. Se Bab Edra è la Sodoma della Bibbia, non sembra corrispondere alla descrizione. Questo paesaggio è arido e roccioso. Eppure gli archeologi sono convinti che ospitasse una popolazione numerosa. Scopriamo perché. Il dottor David McCreary è un paleobotanico, specialista in piante antiche. Nel sito ha rinvenuto cibo e cereali in abbondanza. Alcuni vecchi di oltre 4.000 anni risalgono all'arrivo di Lot nella Valle del Giordano. Come va, Josh? È un piacere conoscerti. Benvenuto nel mio ufficio. Già, bell'ufficio.